a bocca aperta. Sono rimasto a bocca aperta e non sono pubblicizzato. Come qua il vostro, la scuola di italiano per stranieri, che è stupenda e non è pubblicizzata. Per esempio questo rione, qua la gente si dà da fare. Lo so, ma hanno detto 200 persone. Non è che chiede. No, che... infatti. Il problema è incentivare, oppure incoraggiare, oppure dire dai, va bene, avanti, ogni tanto anche qualche, ti sosteniamo. Qualche ti, premio, qualche lì, manifestazione, esatto, perché caspita... Poi la gente si tira sulle mani. Non so, infatti... Almeno qua, ma io ho notato anche a Sant'Edoardo, per esempio, ci sono due o tre persone che hanno a cuore il quartiere, ma fanno loro i lavori che dovrebbe fare il comune. Cioè, senza... è incredibile. Questa cosa qui è i dalmati, che dice gente che... si deve fare, ce la mette tutto, poi però a volte non può, anche perché dopo noi incontriamo la burocrazia, capisci? Cioè quando dici qui c'è vandalismo, cioè noi lo curiamo, però abbiamo bisogno che ci metti un faro in più, lì non possiamo metterlo noi, no? Perché se no non... oppure noi andiamo cimitero, viene giù il tetto, facciamo noi, no, non si può, deve fare. E però intanto chi viene giù, dice, facciamo noi, facciamo prima, no? Non si può fare, va bene, snelliamo la cosa, una settimana, in un mese, non in due anni, dire, a volte sono piccole cose, lo so, c'è quello che scopo anch'io, che potrebbe, ma io faccio una, io non è il mio lavoro, non penso che la gente chiede chissà cosa, no, è infatti, proprio bravi, un sostegno, bravi, perché poi dopo il cittadino si è quello che ho dato, è quello che ho dato anch'io, nessuno mi chiede di fare opere, tutte le cose normali, ovviamente. Esatto, che è la cosa più importante oggi in questa crisi economica. Sì, quando pioveva andavano sotto la pensilina a giocare di là, perciò è così. Invece quando arrivate il dono c'era lo spazio che c'era, c'aveva bisogno e se l'ha fatto dare. E anche qua tenete voi in manutenzione, sì, cuite sì, voi, sì, tutto sì, noi. Sì, sì. È tutto volontariato, pazzesco. Ci sono le mamme che a turno fanno... Bellissimo. Il volontario, sì sì, anche al bar ci sono le mamme che di domenica in domenica si cambiano per i turni del bar, dell'oratorio. Sì sì, è tutto volontariato, non c'è nessuno che prende lo stipendio. Questo era aperto, questo giardino, quando è arrivato stupendo. Don Mauro. Sì. Bellissimo. Abbiamo quattro donne che selezionano quello che è in buono stato. Noi chiediamo in buono stato, almeno non si pretende stirato, ma almeno pulito. Allora viene tutto selezionato nelle scatole, quello che è da scartare è già pronto per sabato per la raccolta dei sacchi blu e gialli, così. O se no abbiamo un signore di Villa Cortese che viene a ritirarceli e ce li paga 5 centesimi al chilo e noi con quei soldi lì integriamo a pagare le bollette. Perché le bollette, prende il latte, comunque è un'entrata in più che c'è, anche se sono poche, però serve tutto oggi. Sono passate per Borsano e noi nel 750° anniversario abbiamo fatto la festa.